stampa importante contro il pericolo della dissolvenza dell'unità del paese. Sì, abbiamo deciso di fare questa conferenza stampa a Roma perché qua vogliono dissolvere l'unità nazionale con un disegno di legge pericolosissimo che aumenta le disuguaglianze e le discriminazioni nel nostro paese. Io sono molto favorevole all'autonomia, quindi non è una valutazione contraria rispetto al voto che rispettiamo del popolo della Lombardia e del Veneto, ma il governo deve garantire l'unità nazionale e quindi si deve partire dalle vere autonomie per stare vicino ai bisogni, ai diritti e alle esigenze dei cittadini e quindi dare autonomia innanzitutto alle città. Invece questo governo e questo Parlamento hanno ancora di più massacrato con l'ultima manovra gli enti locali. E se poi vogliono partire con le regioni, non capisco perché esiste solo l'autonomia della Lombardia e del Veneto. Sembra, da certi punti di vista, la secessione dei ricchi. Noi siamo il Mezzogiorno che non va col cappello in mano dal potere, anzi, in questi 8 anni ho governato Napoli senza soldi, con un grande autogoverno popolare, lottando spesso anche contro i governi nazionali e regionali, un sud che non è zavorra, quindi se vogliamo ripartire ci vuole un'Italia unita e coesa, che valorizza tutte le autonomie e tutte le differenze. Quindi qua stiamo a dire non solo dei no, ma anche delle proposte per far ripartire veramente il paese. Quale sarebbe la ricetta di De Magistris? La ricetta noi la stiamo portando avanti con il nostro progetto Napoli Città Autonoma. Abbiamo già approvato una delibera, stiamo lavorando sulla moneta, abbiamo fatto le battaglie sul debito ingiusto, ma è un'autonomia mai contro, non è contro il nord, è un'autonomia per dimostrare che questo paese non deve vivere sul rancore, sull'odio, sul razzismo e sulla xenofobia, ma proprio unendosi, valorizzando tutte le differenze. Invece noi ancora una volta stiamo per adottare un provvedimento che aumenta la discriminazione, aumenta le disuguaglianze e quindi la sfida la lanciamo alla Lega innanzitutto, che ha sempre parlato di autonomia, sostenga il progetto di autonomia della città di Napoli. Poi spiace vedere il Movimento 5 Stelle che ha preso così tanti voti anche giusti al sud, che sta per approvare una manovra che nei confronti del Mezzogiorno, ma non solo nei confronti del Mezzogiorno, questo disegno di legge è davvero assai penalizzante. Si stanno pigliando la responsabilità grave di, oltre che costruire la comunità del rancore, come stanno facendo, inventandosi il nemico del giorno, prima erano i meridionali, adesso gli africani, stanno portando avanti la dissoluzione del nostro paese. Non sarà facile ripartire, mi dice, noi qua siamo a portare la nostra testimonianza di come ce la si può fare se si mette al centro giustizia sociale, uguaglianza, fratellanza, solidarietà, coesione e rispettando gli altri. Non sarà Roma che deciderà il nostro destino. Rispingemmo Renzi sullo sblocca Italia su Bagnoli, abbiamo vinto le battaglie sul debito, abbiamo vinto tante battaglie, sconfiggeremo pure il governo del rancore. Siamo qui perché si deve costruire un'Italia unita e coesa che valorizzi tutte le autonomie e non solo alcune. Bisognerebbe partire proprio dai territori, dai popoli e dalle città, non solo da 2 regioni, perché il governo deve garantire l'unità nazionale, non solo alcune parti del territorio.